Eccoci a Tempo di Libri con Massimiliano Pappalardo, che ha appena pubblicato per Effata Editrice questo libro dal titolo apparentemente intimidatorio, Filosofia dell'Educazione. Intimidatorio nel senso che la parola filosofia sembra sempre mettere, come dire, qualche distanza, qualche barriera dall'uomo comune, ma vedremo subito che non è così. Il sottotitolo è molto significativo, dice studiare è amore al vero, educare è amore all'uomo. Allora siamo subito aiutati a entrare bene dentro la prospettiva di questo discorso. La prima cosa che chiediamo a Massimiliano Pappalardo è da dove nasce il progetto di questo volume. Il progetto nasce nell'alveo del mio lavoro, il mio lavoro di formatore, ma inteso in senso etimologico, formatore al lavoro dove forma è bellezza, è azione e comportamento, quindi provare a dare agli esseri umani al lavoro e ai lavoratori oggi in un contesto molto molto complesso e talora molto doloroso, forza, sostegno, cercare di rendere bello il loro comportamento in ambito aziendale, in ambito professionale. Quindi l'idea della formazione tradizionale che diventa in realtà educazione, in senso etimologico, da educere, trarre fuori il meglio dalle persone, dai lavoratori, dall'essere umano nel momento forse più delicato e più fragile, ma nello stesso tempo costitutivo, che è quello di svegliarsi al mattino e andare al lavoro e costruire. Capisco, quindi significa mettere in atto delle pratiche educative nei confronti di persone adulte in realtà. E come viene accolto normalmente questo lavoro dalle persone a cui lei si rivolge? Beh, all'inizio sono un po' straniti perché la formazione, soprattutto negli anni 80-90, di taglio o di provenienza di matrice statunitense, è una formazione molto operativa, molto dinamica, ma spesso, ahimè, inefficace. Io propongo immediatamente un lavoro sulla persona, pur non saltando quelle che poi sono le competenze professionali o manageriali. Quindi dopo un momento iniziale di talora di spauracchio, di ansia, in realtà poi il lavoro che viene fatto è un lavoro profondo, un lavoro che costruisce, un lavoro che soprattutto rimane. E quali sono i capisaldi di questa operazione formativa che lei svolge quando si relaziona a queste persone? Ma soprattutto il tema della consapevolezza, il tema della responsabilità, due tematiche che purtroppo anche nel nostro occidente stanno venendo un po' meno. Consapevole, il famoso motto socratico del conoscere noi stessi ogni giorno e ogni giorno in azione, il lavoro è una grande opportunità per conoscersi in azione, e il tema della responsabilità che ahimè in Italia è tradotto come colpa o come dovere, in verità è rispondere di noi nel momento più importante, che è quello dell'affettivo e quello lavorativo, quindi sicuramente gli imprescindibili sono la consapevolezza e la responsabilità. C'è il titolo di un capitolo che mi ha incuriosito, dove lei parla del paradosso dell'autenticità. In che senso l'autenticità può diventare un paradosso? L'autenticità è, come dire, la maschera cattiva della sincerità, un po' come il tema della trasparenza o della tolleranza, pseudovalori che vengono oggi, ahimè, da quello che è un po' il pensiero dominante, il pensiero capitalistico dominante, sono dei valori mediocri che passano per valori forti. In realtà il vero tema non è l'autenticità, non è il Facebook, ma è il volto, l'identità. Oggi cerchiamo tutti di essere autentici, soprattutto attraverso i social, ma in questa lotta l'autenticità di fatto vi è un'omologazione strisciante, come profetizzava bene Pasolini. In realtà il vero tema è quello della verità di noi, la verità più profonda. È interessante come il social più importante si chiami Facebook, dove è faccia ma non è volto, il volto è qualcosa di più profondo. Quindi io ad autenticità contrappongo identità e verità, tematiche più misteriose, più potenti e più concernenti le umane cose. È evidentemente quello proposto un cammino di consapevolezza che appunto richiede poi la responsabilità. Invece che cosa contiene il capitolo che è intitolato Il maestro di bottega? Ma il maestro di bottega è qualcosa che io ritengo strepitoso dal punto di vista anzitutto imprenditoriale, dal punto di vista manageriale diremmo oggi, perché noi evidentemente abbiamo un'idea del nostro umanesimo, del nostro rinascimento, ma tornerei indietro anche del nostro strepitoso medioevo italiano ed europeo, come qualcosa di romantico, di artistico. Ma se noi lo pensiamo come modello industriale, era strepitoso immaginare un imprenditore che si faceva maestro educando i talenti e trasformandoli in competenze dei più giovani lavoratori che andavano in qualche modo ad approcciarsi, andavano a bottega, studiavano e mentre studiavano imparavano un mestiere, e nell'imparare quel mestiere hanno fatto il nostro rinascimento. È interessante perché quanto fatto nel rinascimento, quel tipo di imprenditorialità tutt'oggi rende danari alla nostra pubblica amministrazione, al nostro paese, quindi è un metodo assoluto, un modello assolutamente vincente. La domanda che mi faccio è: quanto durerà la tecnologia da qui a 600 anni? Io so che il Duomo di Milano dal 1300 c'è ancora e tuttora vi è la fila qui fuori per andarlo a visitare.
Quindi è un metodo imprenditoriale fondato sulla didattica, sull'educazione, che ha portato poi tutti i grandissimi nomi della storia dell'arte italiana e non solo. È molto interessante questa prospettiva di un senso educativo anche all'interno del lavoro, applicato anche nelle relazioni tra chi dà il lavoro e chi lo esegue. Molto interessante, tant'è vero che uno dei capitoli conclusivi di questo libro è dedicato alle caratteristiche imprescindibili dell'educatore. Quali potrebbero essere in sintesi queste caratteristiche? Beh, anzitutto questa attenzione forte e strutturata per lo studio, appositamente dico che studiare, amore alla verità, che poi diventa affezione reale a quello che è non l'oggetto, ma o il progetto come si usa dire oggi, ma il soggetto dell'atto educativo, che è appunto l'allievo. L'allievo può essere dal ragazzino a scuola, ma dal collaboratore neoassunto, per esempio. Quindi imprescindibile questo amore in senso etimologico, potente come energia vitale che deve sostenere oggi il lavoratore, adulto o giovane che sia. Grazie Massimiliano Pappalardo di averci sintetizzato i contenuti di questo volume. Se lei dovesse fare un augurio ai lettori del suo libro, quale farebbe? Ma quello di leggersi dentro e di guardare l'altro sempre come soggetto relazionale educativo, quindi crescere insieme, camminare sempre insieme. È un bel augurio, di questo la ringraziamo. Buona lettura a tutti.